Questa credo che sia una delle stagioni teatrali più produttive che io abbia mai vissuto, ho già fatto tre produzioni teatrali e me ne aspettano altrettante. Domani sera debutta Perle Rarissime al Teatro Cortese di Napoli. Eh, che è un, il mio secondo recital dopo Perle rare? Ho mantenuto lo stesso format e ho intitolato lo spettacolo Perle rarissime. Eh, siamo da domani sera al Teatro Cortese dei Colli Aminei a Napoli. La prossima settimana invece debutta Bisogna Saper Ridere, la commedia che eh, ho preparato con Cinzia Oscar e una compagnia di attori bravissimi. Debuttiamo al Teatro Piccolo di Fuorigrotta all'inizio di marzo. Poi sono al eh, Teatro Edoardo De Filippo di Arzano. Poi vado a Roma eh, a, a fare sempre per le rare. Poi vado in Calabria. Il 30 marzo a fare sempre per le rare, e poi a metà aprile debutto al Teatro Bracco di Napoli con Eva Grimaldi, Caterina De Santis, Peppe Laurato, Marco Serra, la regia di Claudio Insegno in una commedia che ho scritto molto divertente che si intitola Lui Chi È. È una stagione teatrale molto impegnata, molto impegnativa anche perché tanti copioni da imparare non sono semplici però basta andare su Instagram, sul mio Instagram eh, ufficiale Fabio Brescia Official, scritto tutto piccolo e tutto attaccato, nelle stories trovate sempre le locandine di tutti gli spettacoli che faccio con tutti i numeri di telefono per prenotare. Tra l'altro vi segnalo, non è teatro, ma un evento molto importante il 24 maggio. Vi aspetto al Pala Partenope con Cristiano Malgioio, Pamela Prati, Gigi Ross per una grande edizione di Miss Mondo Campania. Eh, sono tanti appuntamenti uno dietro l'altro. Per essere sempre informato basta andare su eh, Fabio Brescia Official. Nelle stories trovate sempre tutti gli spettacoli e tutti i numeri di telefono per prenotare.